questa nuova puntata di Dipen. Io sono Zap. Io sono Palla. E oggi andremo ad affrontare un tema che è l'esterofilia. Sì, e vivere all'estero, soprattutto da un punto di vista giovanile. Giovani, sì. Dato che siamo giovani dentro. Noi siamo giovani soprattutto dentro, ma anche fuori. Quindi Palla, dai, dacci una definizione di esterofilia. No, allora, l'esterofilia in generale è appunto questo apprezzamento, ogni tanto anche un po' per partito preso, no? A prescindere dell'estero confronto a l'Italia, nel nostro caso, comunque lo stato di origine. E in Italia dilagante. In Italia dilagante. Cioè. E appunto ci interessava, siccome entrambi abbiamo fatto delle esperienze all'estero di... Non di una settimana, ma di un anno, in situazioni completamente diverse e in età diverse, quindi può essere interessante appunto parlarne. Volevamo capire dal punto di vista di chi ha vissuto all'estero, ma poi adesso vive in Italia, se effettivamente, come nell'immaginario comune, dove in Italia non riesco ad avere successo, passatemi... Sì, l'estero è l'Eldorado. Esatto, l'estero è sempre il luogo dove andrò a realizzare, a sfondare, esatto, no? A realizzare, e vogliamo capire se effettivamente per noi è così. Per me no, parto subito dicendo per me no, però vediamo, sentiamo un po' Zap cosa dice. In realtà anche per me no, nel senso che io ho vissuto un anno in Spagna, a Valladolid, che è una città vicino a Madrid. Ero lì per motivi di studio, nel senso che ho fatto un anno di Erasmus, però in realtà ho vissuto un'esperienza più, diciamo, di vita vera, nel senso che non ho vissuto tanto l'università perché ero lì con la mia ragazza, perché lei è venuta a fare un master, quindi avevamo casa insieme, abbiamo proprio vissuto lì, cioè non è che sono andato lì in un college piuttosto che... Cioè, hai fatto feste tutti i giorni. Esatto, no, ho proprio vissuto come vivo la mia vita a Milano, l'ho vissuta in Spagna. Mentre Bol, tu dove sei stato? Io sono stato a Warden, Washington, che è un minuscolo paesello vicino a Seattle, nello stato di Washington, quindi non a Washington State, al confine col Canada. Però quando avevo 17 anni. Esatto, quindi due età molto diverse. Sì, ho fatto la quarta superiore all'estero, e sì, quindi non c'entra assolutamente niente, sono proprio due esperienze completamente diverse, anche perché poi da una parte parlavano americano e inglese, dall'altra spagnolo. E abbiamo visto delle realtà totalmente diverse comunque dall'Italia. Io ho vissuto in una fattoria, a mungere le mucche. Sì, mi dico voi che se c'è un ragno in casa esci di casa. Esatto. Si è trasformato. È stato un anno di pazzia, e quindi sì, decisamente. E quindi il tema della puntata è: ma è vero che all'estero è tutto più bello? Secondo me no. Nel senso che sicuramente all'Italia... Nel senso che ci sono le cose più belle all'estero. Sì, come sono tante cose belle in Italia, però. Molte cose belle. Di cui ti rendi conto solamente quando torni. Sì, perché ce l'hai davanti sempre, no? Esatto. È un po' il discorso che facciamo i milanesi quando usciamo dalla metropolitana del Duomo, che il Duomo lo guardi, ma... Sì, bello, ma sei abituato. Quando no? Lo fai con qualcuno che non è di Milano, che esce dalla metropolitana e vede il Duomo, e lo vedi, wow, che gli si illuminano gli occhi, dici, madonna, ma esiste una cosa così bella, no? Sì. E è un po' lo stesso discorso, se vuoi. La prima volta che ritorni e vedi il Duomo, dici, cazzo, è proprio bello, no? Sì, è proprio bello, anche rispetto a quello che hai visto all'estero, no? Esattamente. Niente. Niente, perché, per esempio, l'arte è uno di quei punti dove all'estero è non reperito, sì, in molti casi. Sì, poi nel mio caso ha maggior ragione, ma lì magari c'è qualcosa in più, comunque vicino a Madrid. Sì. È vicino a Madrid, certo. C'è il Prado, ci sono tante cose belle a Madrid, però... Tu scambieresti Madrid con una città italiana tra Milano, Firenze, Venezia, Roma? No, assolutamente no. Non sono stato a Madrid, però siccome ne abbiamo parlato un migliaio di volte di questa cosa... No, è una bella città, nel senso che sicuramente per farci una vacanza ci tornerei. Ma per esempio non è una città in cui vivrei. Ma però togliamo questo discorso un attimo, perché noi viviamo nelle città più belle, esatto, dai. Poi viviamo nelle città più belle del mondo, va bene. Cioè abbiamo in Italia. Parliamo di vivibilità, cioè che non è quanto è bella una città, perché la città più vivibile degli sì, Stati che Uniti, anche lì non è oggettivo, nel esatto, senso che... Ma la città più vivibile degli Stati Uniti, città con più di, mi sembra, 1 milione di persone, è Portland. Che se chiedo a 100 persone dove è Portland, non ho idea. Io sono stato a Portland due volte perché è abbastanza vicino a Seattle,
ed è una città meravigliosa, ma non c'è niente. Cioè, non c'è, credo che a parte il quartier generale di Nike, la marca che in Italia viene chiamata Nike, ma è Nike, che nasce a Portland, c'è una cittadina dentro la cittadina di Nike, a parte quello che puoi vedere un po' perché poi c'è un parco, quindi intravedi, non c'è da vedere nulla, ma niente. Sono belli, è bello lo stadio della squadra di basket. Basta, cioè non c'è nulla. Però effettivamente è una città in cui uno dice ci vivrei. Sì. Perché c'è una vivibilità, cioè si vive bene. Sì, paradossalmente in Italia la città con più, diciamo, migliore vivibilità quest'anno è stata votata Milano. Per tot anni di fila. Per qualità dei servizi, per quantità di cose da fare, per trasporti e tutto quanto, no? Quindi una città che ha tanti servizi, che ha tanto lavoro rispetto al resto dell'Italia, che però immagino essere totalmente differente da Portland, no? Senza dubbio. E come vivibilità io devo dire che l'Italia, secondo me, avendo vissuto all'estero e avendo viaggiato tanto, perché comunque siamo sia io che Paola, siamo due persone che viaggiano abbastanza, io come ti trovi in Italia bene, nella vita quotidiana intendo, non ti trovi da nessuna parte. Quello sono d'accordo. Perché ci sono delle cose migliori. Esempio, metro di Londra, metro di Parigi. Ma la burocrazia in generale funziona meglio. Anche se in Spagna ce la metto sia mani nei capelli. Negli Stati Uniti ce n'è, essendo quasi tutto privato, di burocrazia c'è quasi niente. Esatto, quindi ci sono alcune cose che funzionano meglio, altre che funzionano peggio. Però secondo me la qualità della vita che c'è in Italia non c'è da nessuna parte. Allora, io sono d'accordo su questa cosa, lo sai, nel senso che io non vivrei all'estero per un periodo più lungo dell'anno, 6 mesi, quello che è. Perché su questa cosa sono d'accordo. Io, siccome immagino quali sono, possono essere le obiezioni, no? Che mosse a questo podcast. Ci sono paesi che funzionano nettamente meglio dell'Italia. Aggiungere io ci vuole anche poco. Sì. Non è che l'Italia funzioni particolarmente bene, che dici setta uno standard così alto che poi fai fatica a equipararlo. Quindi che ci sono dei paesi che funzionano decisamente meglio dell'Italia, non ho dubbi. Sì. Non ho dubbi. Ma basta vedere la Svizzera o tutti i paesi scandinavi o la Germania. Sì. Ma Non ho mai trovato un paese in cui dico qua ci vivrei, ma per appunto la quotidianità, ma dal caffè al bar. Cioè, il bar non esiste in tanti paesi, il concetto del bar non esiste in tanti paesi. Il cibo, che cosa c'è di più quotidiano del cibo? Fai 3 volte al giorno, non penso ci sia anche niente di più. Che sì, anche di più, però mediamente 3 volte al giorno non esiste in nessuna parte. Io per esempio sono stato 10 giorni a Parigi, il decimo giorno, no, forse anche prima, il settimo giorno siamo entrati con la mia ragazza in un supermercato e abbiamo detto adesso entriamo al supermercato, usciamo con qualcosa da mangiare. Oh, siamo stati dentro al supermercato un'ora, non abbiamo comprato niente. Cioè, il cibo veramente è una cosa banale, non riesci a trovarti quei gusti che ti attirano, o comunque dire mangio una cosa base, una pasta, sì. Compri il sugo Barilla, lo stesso sugo Barilla lì fa schifo. Sì, anche perché poi loro non hanno neanche all'estero, difficilmente hanno, perché dici vabbè, vuoi mangiare italiano all'estero, non funziona, ma difficilmente hanno poi una proprietà culinare che dici va, cioè se io devo mangiare, io negli Stati Uniti nei primi 3 mesi ho preso 8 kg. Io sono una persona magra, 17 anni, poi bruciavo calorie con un treno. No? Quindi non è che ho preso 8 kg, perché è tutto hamburger, hot dog, fritto, cioè è tutto così, quindi dopo mi sono dato una regolata e tutto quanto. Ma non è che dici puoi andare, vai all'estero, hanno, a parte alcuni luoghi dell'Asia che ha una cultura culinaria di un certo tipo, è che molto spesso all'estero non sono proprio abituati a mangiare come siamo abituati noi, cioè dove banalmente sedersi a tavola con la famiglia a mangiare. Sì, esiste solo qua. Esiste in pochi posti. Negli Stati Uniti, per esempio, esiste la cena, no? Il famoso dinner. Non è la cena. Allora, qui bisogna sfatare un altro mito. Dinner non vuol dire cena. Dinner vuol dire la cena, è il pasto che faccio in compagnia. Sì, la cena di famiglia. È la cena di famiglia, ma la posso fare anche a pranzo. Sì. Cioè, se, non so, quando gioca la squadra di football, che di solito è la domenica mattina, loro fanno una dinner la domenica mattina. Sì. Perché mangiano tutti insieme e si guardano il football. La sera magari non mangi, non fai una dinner, o magari speluchi qualcosa, magari da solo. Cioè l'idea di mangiare insieme
Sì, è una cosa che noi abbiamo talmente radicata che non ci Che non ci pensiamo. pensiamo, poi Poi vai all'estero non all'estero, c'è. all'estero magari la cena, la sera hai fame, non hai voglia di cucinare, ti fai un panino in piedi al volo, che qua non succede la sera in una casa italiana, a meno che nella regolarità c'è la mamma, il papà o chi per esso che fa una pasta, fa qualcosa e si Sì, si mangia. mangia. Però in realtà io ti dico, in Spagna tornerei a vivere. La Però Spagna è non molto simile a noi a questo punto di molto vista, eh. simile, sì, e in alcuni aspetti della vita quotidiana anche migliore, ma non perché ci vedo la Mecca, no? La terra Certo. promessa. Ci tornerei perché ho avuto un'esperienza bella durante il mio anno in Spagna Ma anch'io ho un'esperienza meravigliosa. e ho dei ricordi buoni, ho anche tanti ricordi cattivi. Certo. Quindi, così come ho dei ricordi incredibili della città di Parigi, così come ho Ma dei bei ricordi di assolutamente. Londra, così come ho dei ricordi belli di Cracovia. Sai cos'è com'è? Poi parliamo anche di un altro discorso, cioè di chi va all'estero per lavoro, no, come terra promessa. Però volevo dire un'ultima cosa su quello che hai detto tu, che secondo me è interessante. Quando noi andiamo in vacanza in un posto, di solito vediamo quasi solo i pregi, pochi Certo. difetti. Quando ci vivi, anche i difetti, no? Io, avendo vissuto un anno negli Stati Uniti, essendoci tornato un paio di volte, ho avuto modo di vedere i pregi enormi degli Stati Uniti, che sono un posto che io adoro follemente perché è un posto di contraddizioni, no? Io ho vissuto in una campagna più pura e a 3 ore ci sono delle città che sono Grosse come la Lombardia. sì, e che dici Madonna, ma non, no? Delle città che si sviluppano in alto, non in sono meravigliose. Però sono anche un luogo in cui vai a scuola e trovano le pistole nello zaino di quello che è di fianco. Sì, tra l'altro ho scoperto che fanno le Sì, esercitazioni anche noi facevamo. da Sì. pistola in classe. Sì, Cioè, esercitazione incredibile. da school shooting. Ci sono nella sirena, no? Che in Italia non suona mai, che ci sono nelle scuole. In America ci sono pari suoni che ti insegnano, e ce n'è uno appunto per lo school shooter. Cioè, Che se folle. entra uno studente, una persona armata, tu, e c'è una La campanella campanella apposta. particolare. E se ci pensate, è Sì. una roba folle, cioè una roba che. Se non lo avete vissuto, non potete dire, vabbè, era folle. Tra l'altro è una di quelle cose che mi farebbe dire no, negli Stati Uniti non vado. Sì, Perché, cioè. no, certo, io a 17 anni non ci pensavo effettivamente, però mi aveva colpito che nel bagno di una scu del della scuola mi avessero trovato un ragazzo con una pistola, una scarica, però comunque con una pistola, no? Che potenzialmente, tra l'altro è un mio compagno di classe, anche se non hai un compagno di classe, nel senso che giri nelle classi, quindi hai sempre compagni di classe diverso, però è uno con cui condividevo una classe. E quindi comunque ti lascia questa cosa. Quindi noi tendiamo a vedere le cose belle, poi quando però ci vivi, perché quando vai in vacanza vai a scuola, no? Vai a New York, fai la foto a Statua della Libertà, Manhattan, Fifth Avenue, no? E dici, ah, che figata, vorrei venire a Sì. viverci. Ni, ma ti faccio un altro esempio, per esempio della Spagna. Appena sono arrivato in Spagna, per fare qualsiasi cosa è necessario prendere questo NIE, che è un documento di domicilio provvisorio, diciamo, no? Per avere questo NIE bisogna andare all'ufficio immigrazione. All'ufficio immigrazione nessuno, e dico nessuno, parla un'altra lingua rispetto allo spagnolo. Io sono arrivato in Spagna sapendo hola, cerveza e hasta la vista, no? Cioè, è stato veramente un incubo riuscire a prendere questo cazzo di documento che alla fine è un foglietto di carta verde con su scritto dove abiti. La cosa divertente è che per poter scrivere dove abiti devi avere un domicilio, giustamente. Però per fare il contratto di affitto ti serve il NIE. Cioè, quindi Cioè, è una roba folle. Oltretutto lì c'erano due cinesi, poverine, che non parlavano né italiano, né spagnolo, né inglese. Che secondo me sono ancora lì, è dai, son 2 anni che sono sedute possibile, è all'ufficio possibile. immigrazioni. Cioè, quindi nel senso, il punto è che all'estero non è tutto più No, bello. Ci deve assolutamente. essere un'affinità con una persona, con la sua personalità, con la sua voglia di adattarsi anche alle contraddizioni di un certo paese, che non saranno le stesse dell'Italia, ma che comunque esisteranno. E se queste cose si incontrano, allora ci può essere l'integrazione No, in ma quel assolutamente, ma paese, poi, cioè, se tu guardi i paesi migliori del mondo, sono quelli che hanno il tasso di suicidi più alto. no? Eh sì, ma ci credo, cazzo. Paradossalmente, no? Cioè, paesi scandinavi, Svizzera, Giappone, soprattutto dei giovani. Cioè, noi ricordiamo che questa è una prospettiva giovanile, non è una prospettiva assoluta. Cioè, noi vediamo che nei paesi in cui sogniamo di andare, la Scandinavia è un paese
che per il 90% delle cose è un paese della Madonna, che funziona tutto, hai dei servizi pazzeschi, però hai giovani che si suicidano giorno su giorno. No, credo, Svizzera cioè... uguale, Giappone non ne parliamo, perché appena i problemi che abbiamo noi in Italia ce li ha il ragazzo svedese a Stoccolma, il ragazzo giapponese a Tokyo, il ragazzo svizzero, cioè. E soprattutto io poi qui ci attacchiamo all'altro discorso, no, del ragazzo italiano che ha finito il liceo o comunque la scuola superiore in qualche modo, che dice vado a Londra a far fortuna, o vado a Berlino a far fortuna, vado a Parigi a far fortuna. Vedere sempre lontano da te e soprattutto incolpare l'Italia non mi dà opportunità, cioè incolpare sempre qualcuno che non sei te, perché mai hai sentito uno che dice io non mi sono fatto il culo abbastanza, non ho studiato abbastanza, sì, non ho fatto tutto quello che potevo fare, ma incolpare sempre lo Stato, la società, la politica, la corruzione, e vedere sempre la soluzione da un'altra parte, poi ci vai e non esiste. Ho cercato e vi assicuro che non esiste un dato preciso, chiaro e scientifico che dimostri come un ragazzo italiano abbia più possibilità di lavorare, guadagnare, avere successo all'estero. Piuttosto che non esiste Italia. Perché è chiaro che ti fanno un'intervista, intanto le si vede su YouTube, ragazza all'estero guadagna a Londra 2500 al mese. Però grazie al cazzo, perché poi la notizia ti arriva di quella eclatante, no? Ovviamente, ma poi dei 10.000 che sono andati lì e vivono in un bugigattolo e fanno il lavapiatti, non dice niente nessuno. Ma poi io ho guardato 2500 al mese, ecco, spendo 1200 euro per una stanza al mese. Allora metti tutto insieme, questa guadagna quanto un ragazzo qua spende per 1000 euro. Eh sì, per forza. Allora che dici? Va bene, però hai abbandonato. Poi se sei triste in Italia e te ne vai a Londra, sei felice. Io sono prima di essere felice, cioè non sì, ce l'ho comunque. A me dà fastidio vedere l'estero come la terra promessa sempre comunque rispetto a qua, che è un disastro e non c'è niente. Ma secondo me questo è un po' un retaggio che ci è arrivato dal dopoguerra, nel senso che l'Italia dopo il fascismo è sempre stato il posto inizialmente del boom, e quindi chi ha vissuto quel periodo è stato benissimo in Italia, e adesso, quindi baby boom infatti si chiamano, e adesso invece siamo in un periodo di piattismo e declino, no? E quindi questo ti porta sempre a pensare che l'Italia faccia schifo, che l'Italia ha mille problemi, mentre all'estero funziona tutto, che non è vero. Cioè, nel senso, secondo me è soltanto che in questo momento non c'è convinzione, e non c'è, la gente non crede più nella politica e nell'Italia, cioè non c'è più il nazionalismo, quello buono, no? Quello che dici, cazzo, io sono italiano e sono orgoglioso di essere italiano. Sicuramente, ma io ti faccio anche una cosa o in più, nel senso che tu puoi anche non essere orgoglioso di essere italiano, ma mi interessa fino a un certo punto. Il mio discorso è, tu hai 18, 19, 20 anni, comunque più o meno, quando decidi di andare all'estero è quell'età. Magari hai due soldi in tasca perché i tuoi genitori ti hanno dato qualcosa per poterlo fare, oppure hai fatto qualche lavoretto. Il punto è come investo su me stesso per far sì che io abbia qualcosa poi a lungo andare, no? È un investimento. È chiaro che c'è qualcuno che dice vado a studiare inglese a Londra. No, vado... che io a questa cosa dico sempre ai miei studenti quando mi dicono e tanto finisco il liceo poi vado a Londra, ho detto guardate che oggi basta uno smartphone per parlare inglese, cioè sì, se mi ascolti video cioè se voglio imparmi inglese me lo imparo dall'Italia, sì, dall'Argentina, noi avevamo un amico al liceo che sapeva benissimo l'inglese, così come te che sapevi benissimo l'inglese, sì, sì, lo sapevo anche prima di andare, sì sì, ma poi non è che cioè quanta gente è tornata da in America l'inglese lo parlava bene ma non benissimo. Vabbè, certo, perché poi dipende da qual è il tuo, anche il tuo mindset, no, cioè qual è il tuo, sì, la tua attitudine e quanto ti interessa e quanto lo approfondisci. Ma oggi basta uno smartphone per imparare l'inglese, se uno vuole imparlo. Poi se uno non vuole farlo non va a Londra e non lo impara uguale, certo, perché poi è sempre quello il discorso. E allora vabbè, ma così quanta gente è tornata dalla Spagna dell'Erasmus che non sapeva lo spagnolo? Certo, perché se vai lì a fare il fenomeno, a cazzeggiare e a studiare, cioè a non studiare, quindi il problema è quello, cioè tu come vuoi investire su te stesso? E quello è il problema. Quanto sei disposto a far fatica? Quanto sei disposto a studiare? Quanto sei disposto a metterti in gioco? Quanto sei disposto a fare cose che non vuoi fare ma che non ti danno un risultato adesso ma che te lo daranno tra un anno, due anni, cinque anni? È quello il discorso. E se uno è disposto, poi che a Londra ci siano più opportunità di Milano, ma mi sta anche bene. Però Milano è un milione e mezzo di persone, Londra sono 9 milioni di persone, quindi è chiaro che essendo più grossa ci sono più opportunità. Però non...
cioè non vedo una cosa, cioè non esiste, ah, secondo me vantaggio. Va fatta una distinzione tra lo studentello che dice ah, vado a Londra, spacco tutto, e il professionista che in Italia è sottovalutato. Certo. Perché lì la cosiddetta fuga di cervelli, no? Uh-huh. Secondo me può avere un senso uh-huh. in alcuni casi. Cioè, assolutamente. Nel senso che l'Italia, volente o nolente, ha delle cose forti, che sono la sanità e l'università, che secondo me all'estero non riescono a pareggiarci, no? E quindi, avendo una preparazione forte, noi italiani, diciamo gli accademici italiani, sono molto preparati e quindi si sentono giustamente sottovalutati da un'Italia che non investe su queste menti, no? E quindi lì io posso anche capire l'esterofilia, cioè dire assolutamente, cazzo, assolutamente. Con le mie conoscenze, con il mio QI, con il mio curriculum, a New York sarei un top player, certo. Avrei scoperto la cura del cancro. E allora lì ti posso capire. Sullo studentello no, cioè però, nel senso... Allora, su questo siamo d'accordo al 100%. La mia domanda però è, su 100 persone a caso che prendo che dall'Italia vanno all'estero, quanti sono fughe di cervello, come dici tu, e quanti meno sono... di uno. 5, 10, quindi c'è sì. gente che ha un curriculum pazzesco e che in Italia guadagna 1000 euro quando ne meriterebbe il triplo e che meriterebbe delle responsabilità e dei lavori nettamente migliori. Perché mm-hmm. sicuramente ci sono e, a parere mio, fanno benissimo ad andare all'estero se qualcuno gli offre un lavoro molto migliore. Il problema è che la maggior parte delle persone è gente che va all'estero perché qua non ha fallito, ma ha fallito non perché l'ambiente non gli ha permesso di avere successo, ha fallito perché si sono comportati da falliti. Mm-hmm. E aggiungo anche un'altra cosa, andare all'estero non è prendere un aereo e andare all'estero. Perché poi molta gente c'ha questa idea che mi carico, no, lo zainetto, vado su Ryanair, vuol dire lasciare famiglia, amici, fidanzate, abitudini. Cioè, certo, il sole, che sembra una banalità, ma non lo che è. Per chi non l'ha mai fatto, non è così. La domenica c'è la partita di calcio, Zappo odia il calcio, però la domenica c'è la partita di calcio. Tu sai che se sei italiano ti piace il calcio, è così, è bellissimo. Perché la domenica c'è la partita di calcio. Sì. Perché la domenica sera ti mangi la pizza con la famiglia, con gli amici. Vabbè, perché... basti vedere i siciliani che vengono a Milano, già soffrono. Già soffrono, perché loro sono ancora più... attaccati al loro territorio, stanno, no? Ma giusto, ma io li capisco, sì, no? Sì, ha voglia. E quindi andare all'estero vuol dire e quindi se uno lo abbandona perché dice mi hanno offerto il lavoro della vita, cosa deve fare? Ci va, certo. E fa bene e puoi ricostruirti una vita là. Ma se lo fai perché sei pigro e qua non hai concluso niente, là probabilmente non concluderai niente. Certo. E in più hai abbandonato tutto quello che comunque fa parte della tua vita. Poi se non ti piace è un altro discorso. Però hai rinunciato tantissimo per ottenere in cambio forse niente. Quando magari cose che ottieni in cambio qua, perché se basta andare, adesso noi siamo in Milano, quindi facciamo sempre esempio di Milano. L'altro giorno ero in centro per fare delle cose e ho visto in 3 bar diversi cercasi personale. Sì, ma comunque quindi, è possibilità. Per fare un caffè in centro a Milano, quindi sono anche i luoghi più brutti del mondo, cercasi personale. Quindi vuol dire che il lavapiatti a Londra lo puoi fare anche a Milano. Sì. Quindi non è che ci sono a Londra, perché sembra che... Io ho detto sempre, quanti cazzi lavapiatti ci sono a Londra? Io mi sono chiesto sta cosa. Cioè, tutti a fare lavapiatti. Allora, o le lavastoviglie non sono arrivate a Londra, cioè... O a Londra non ci sono i lavapiatti, sì, e non ci sono i lavastoviglie, perché... Tutti vanno a fare lavapiatti a Londra. O vanno a fare il commesso da H&M. Quanti H&M ci sono a Londra? Beh, ma sono anche a Milano, cioè, è pieno. Voglio dire, hanno aperto Primark qua a Hanno assunto mezza Rozzano, va bene, ma io sono contento. Perché sì, gente sì, che non aveva evidentemente un lavoro migliore, non aveva un'altra prospettiva, intanto e poi magari c'è la crescita, poi cambi lavoro, cioè... Però almeno inizi, no? Mm-hmm. Almeno fai qualcosa, almeno sì. ti metti in gioco, impari un lavoro, impari le responsabilità del lavoro, cioè impari tante cose. È che è faticoso. Cioè, sì, il è problema faticoso è che per e... chi non ha mai avuto una responsabilità al liceo, alle superiori, tutto un tratto pigliare e avere 1000 responsabilità. Non è così. Cioè, le responsabilità uno deve prendersele piano piano e imparare a quanto può a gestirle e poi arriva all'età adulta. Ma nel momento in cui non hai mai avuta mezza, pigli, vai a Londra, cioè tu sei stato sul divano a giocare ai videogiochi tutta la vita, poi ti alzi e mi trasferisco a Londra, ma auguri, e infatti dopo 3 mesi tornano mediamente. Tanti tornano. Leggevo su un articolo che la media
per la manodopera non specializzata, lavapiatti. Sì. sì, manodopera non specializzata, lavapiatti. È di 6 mesi. All'estero. Eh sì, perché finisci i soldi. Finisci i soldi. Padre, siamo tutti coglioni, ti chiami, ti senti, torna, perché cioè, se non ti mantengo qua e non là. Esatto, che costi di meno. Che costi di meno, anche perché poi... Quindi, arriviamo un po' al succo, visto che stiamo andando lunghi a questo giro. Secondo me l'estrofilia ha senso di esistere nei top cervelli italiani che non trovano sbocco in alcuni ambiti. Sì. Perché, per esempio, secondo me nell'arte, nella cultura, l'Italia non è battibile. No, esatto, cioè l'estrofilia, cioè l'amore per l'estero ha senso per un numero ristretto di persone e per quelle persone ha tutto il senso del mondo, e secondo me loro non si pongono neanche il problema. E non sto parlando di soldi, stipendio, sto parlando in generale. Sì, infatti loro non si pongono neanche il problema, perché poi i vantaggi che hanno sono talmente superiori che pigliane vanno, ricerca anche, no, nell'ambito della ricerca, bomba, vai, sì. Nessuno ti dice niente. Anche perché sta leggenda che la ricerca all'estero ti danno un sacco di soldi, è una cagata. Non è vero, però li capisco, e noi, sì, noi come paese italiano perdiamo, perché quelli sono davvero dei cervelli che ti fanno magari là, però è giusto anche che vadano, perché poi siamo anche un po' un villaggio globale da un certo punto di vista. Vabbè, quindi se la cura per il cancro la trova un giapponese, Bene, cioè, benissimo, capito? Quindi non è che va bene. Il problema è che per la stragrande maggioranza di chi va all'estero per trovare Eldorado, forse devono un attimo riguardarsi i piani e investire su se stessi qua. E con questa chicca vi lasciamo, ci vediamo nella prossima puntata. Ovviamente questa è sempre la nostra idea, che non è quella giusta, ma è soltanto la nostra. Quindi voi diteci la vostra sui social. Parla, quali social? Instagram, Twitter e gruppo Telegram, che è on fire negli ultimi giorni. Bravissimi, poi lasciateci una bella recensione su Apple Podcast, che ci fa sempre bene. Sì, e su Spreaker comunque, lasciateci follow, fatevi sentire. E ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao.